benedizione di Dio onnipotente, Padre, e lo Spirito Santo discenda su questo luogo e rimanga sempre. Amen. L'abbiamo fatta con tutto il cuore. Va bene. Speriamo prendere. Speriamo non serva. Siamo in una delle nuove sale della terapia intensiva del G8, in compagnia dell'assessore regionale Guido Quintino Livis. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Di nuovo grazie per la sua disponibilità. Oggi naturalmente questo incontro non era fortuito, ma questa mattina è stato inaugurato, ma soprattutto benedetto, la nuova struttura del G8. E che cosa state attrezzando qui dentro, assessore? Sì, abbiamo avuto certamente bisogno anche della benedizione, perché contiamo tantissimo sul lavoro degli operatori, ma anche se il buon Dio, perché è credente, ci potesse dare una mano da questo punto di vista, sarebbe molto positivo per la nostra città, per la provincia e per l'intera regione. Questo è un G8, diventa una risorsa, se pensiamo appunto che doveva essere smantellato per portare nuovi parcheggi a un presidio che soprattutto la mattina va in sofferenza, è stato concepito nel 2009 per curare i grandi della terra, oggi diventa prezioso perché nascono due sale, quindi con 6 posti letto di terapia intensiva a pressione negativa, che è praticamente quanto di più idoneo a trattare l'emergenza più grave di coronavirus. Ma questo tipo di struttura può essere ampliata, l'abbiamo detto probabilmente già nell'intervista precedente, a 30 posti letto, addirittura incrementabili in caso di emergenza massiva fino a 42, ma parliamo appunto di posti letto che possono essere di terapia intensiva, ma anche semi-intensiva. Quindi una situazione che, se fosse presente al nord, quindi figuriamoci, i posti di terapia semi-intensiva sarebbero oro nel nord Italia, di cui oggi sono sprovvisti. Noi abbiamo una buona risposta, ricordiamo che a questo si aggiungono quelli di malattie infettive, c'è un ampliamento della parte della pneumologia e tutto questo senza coinvolgere l'ospedale vero e proprio, e quindi la rianimazione lasciandola tra virgolette pulita e a disposizione per quanto riguarda gli ordinari, con una possibilità nel G8 stesso, in un'ala del G8, di fare addirittura di rendere operativa una sala operatoria per i malati di coronavirus, cioè se un paziente che è positivo al coronavirus dovesse essere operato per un qualsivoglia motivo, quindi una seduta operatoria, avremmo una sala operatoria a disposizione che è garantita in tutti i suoi criteri di sicurezza e non va a contaminare le sale operatorie dell'ospedale. Credo che sia un risultato che in brevissimo tempo fa onore a tutta la regione, ma anche all'ASL numero 1 dell'Aquila, proprio perché questa struttura potrebbe essere il riferimento nel momento in cui anche l'emergenza che sta coinvolgendo in particolar modo la costa creasse delle situazioni di inflazione, di ingolfamento, esatto, e quindi sarebbe una camera di compensazione. Dottor Marinangeli, sì. In queste due parole, diciamo, anticipando la benedizione, sì. Naturalmente la speranza che si possa avere minor necessità possibile di questa struttura, ma appunto il dottor Marinangeli ha spiegato che la necessità purtroppo potrebbe venire dalle regioni limitrofe, sì, o dalle ASL limitrofe. Insomma, noi non dimentichiamo la nostra vicinanza innanzitutto a Roma e anche questa parte del Cicolano che un po' afferisce diciamo, all'ospedale dell'Aquila e all'Aquila prima quando si poteva per lo shopping. Esattamente, tutta la parte di confini Reatino e Frosinate sono zone sensibili e vedono l'Aquila come riferimento. Per quanto riguarda il resto d'Italia, che sa che cosa abbiamo a disposizione da questo momento in poi, è importante anche dal nostro punto di vista dire grazie con i fatti a chi è stato nei nostri confronti solidale nel 2009. Quindi è anche un po' un modo per ripagare
chi è stato solidale nei nostri confronti, della fiducia che ci è stata riposta quando eravamo in grossa difficoltà. Oggi siamo tutti parimenti in difficoltà, ma abbiamo avuto la capacità di attrezzarci per dare una risposta. Speriamo non occorra in grandi dimensioni. Se le dimensioni sono contenute, la risposta è assicurata. Beh, diciamo che però la cosa più importante, l'abbiamo capito da questi ultimi giorni, è non farci trovare impreparati. E noi però vogliamo innanzitutto fare i complimenti ai nostri concittadini. Assessore, sarà d'accordo con noi? Hanno preso alla lettera e seriamente quello che è stato l'invito di tutta la politica, ma soprattutto della scienza a livello nazionale. Rimanere a casa è l'unica cosa che può interrompere il passaggio di questo contagio. Abbiamo avuto purtroppo dei positivi molto vicini e alla nostra città. La cosa che ci ha toccato l'altra mattina, appunto quando sono partite le telefonate alle persone dell'Aquila che si sono viste informare dalla ASL, appunto, che erano stati a contatto con un positivo, e ieri anche ad Avezzano, anche se la Marsica è rimasta molto più colpita rispetto all'Aquilano stesso. Vi vogliamo tranquillizzare per quanto possibile. Se avete avuto un contatto ravvicinato con un positivo al Covid-19, siete chiamati e siete invitati, invitati fortemente. Esatto, a rimanere in quarantena voi e tutta la famiglia dentro le vostre case. Venite chiamati dalla mattina alla sera dalla ASL per sapere se sorgono dei sintomi e quindi la febbre o altro. Questo è importante, ma soprattutto è importante, visto che non possiamo ricostruire quelli che sono i contatti sporadici con le persone che potrebbero essere positive, al tabaccaio o al supermercato piuttosto che per strada, questi contatti fortuiti non possono essere ricostruiti, quindi l'unica cosa che ci può mettere al sicuro ora e quindi rallentare l'arrivo dell'epidemia anche all'Aquila e soprattutto nelle nostre zone è rimanere a casa e non avere contatti con altre persone. Dobbiamo dire che soltanto da pochi giorni si è acquisita questa consapevolezza all'interno delle menti, della popolazione, e parliamo anche della nostra popolazione. Finalmente si è arrivati alle misure contenitive per quanto riguarda appunto il rischio di contagio. Oggi dovremo però per almeno qualche giorno, almeno per un 14-15 giorni, scontare il prezzo che evidentemente dobbiamo pagare di tutti i comportamenti che nei giorni precedenti non sono stati così restrittivi e così idonei per un virus così versatile, così veloce, così aggressivo in tutti i sensi, certo. Performante, mi viene da dire, perché riesce a modificarsi, riesce a trasmettersi favorevolmente, riesce a sopravvivere, riesce ad essere veloce nel passare da una persona all'altra, ed è questo, come dicevi tu, il pericolo più grande, proprio perché nei contatti sporadici si perde di vista anche il tracciato epidemiologico che il Dipartimento di Prevenzione, che ringrazio per quello che sta facendo, provando a rintracciare tutto quello che sono i passaggi, i contatti con chi sono stati nelle ore precedenti al tampone positivo, diventano difficilissimi nel momento in cui certamente si parla di una persona che è stata in un supermercato, in un tabaccaio rispetto a un bar. Questo diventa normale, impossibile, certo. Perché ci sono dei limiti anche alla scienza da questo punto di vista, e a quel punto vigono le regole della probabilità. Pertanto noi ci aspettiamo un picco, perché ogni regione avrà un suo picco di casi. Più basso è il picco che ci aspettiamo, più i casi, la percentuale di questo picco che verrà interessata per quanto riguarda un'emergenza addirittura da terapia subintensiva o intensiva sarà bassa. Noi dobbiamo abbassare questo picco in maniera che sia più approcciabile possibile, pertanto quei comportamenti a cui facevi riferimento saranno decisivi per le prossime settimane. Dottore, medici e infermieri in prima linea in questo G8, chi sono? Sono nuove figure che avete dovuto richiamare? Sono persone che fanno già parte dello staff dell'ospedale? È stato fatto un'opera intelligentissima, oggi ci si è arrivati addirittura con un decreto del Presidente del Consiglio, con una chiusura delle sedute operatorie non urgenti, con una chiusura delle sedute ambulatoriali non urgenti, pertanto tutto il personale che si è potuto reclutare per differenza
è potuto essere interessato da questo tipo di attività. Quindi noi abbiamo rianimatori, in particolar modo che, perché la terapia intensiva la fanno i rianimatori, che sono gli unici esperti da questo punto di vista. Venendo meno anestesisti e rianimatori, è lo stesso tipo di mansione. Quando non sono più interessati dalle sedute operatorie, certamente abbiamo liberato energie per farli venire qui a disposizione del G8. Oggi addirittura c'è un decreto che obbliga tutti da questo punto di vista, ma devo fare i complimenti alla direzione sanitaria, sia d'azienda che di presidio, alla direzione generale, perché questa misura era già stata applicata dentro la nostra ASL e nel nostro presidio, facendo in modo di fatto che ci fossero non soltanto medici, ma già infermieri, operatori sociosanitari a disposizione per questa struttura, proprio avendo già indicato la limitazione di tutto quello che non era urgente in termini di prestazione. E allora noi concludiamo questa diretta dal G8 dell'Aquila insieme all'assessore regionale Guido Quintino Liris, esortando tutti voi a rimanere a casa. Qualora doveste avere qualunque necessità, non vi recate al pronto soccorso, ma chiamate il 118. Grazie. Grazie a voi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un momento importante. Ci affidiamo a Dio, oltre alla bravura dei medici, degli infermieri, di tutti. Chiediamo la protezione di Dio e affidiamo questa casa che stiamo per benedire alla sua protezione e a quella della Madonna. Giovanni, fai la preghiera. Signore Gesù Cristo, medico della nostra vita, tu hai incontrato nel corso della tua esistenza donne e uomini ammalati nel corpo e nello spirito. Li hai curati, li hai consolati e li hai anche guariti. Li hai sempre liberati dalla paura, dall'angoscia e dalla mancanza di speranza. Ai tuoi discepoli hai chiesto di curare i malati, di consolare quelli che soffrono, di portare speranza dove c'è sconforto. Ti preghiamo, Signore, benedici, aiuta e ispira tutti noi e quanti sono accanto a chi è malato. Donaci la forza, rinsalda la fede, ravviva la speranza e accresci la carità. Così saremo in comunione profonda con chi soffre e in comunione d'amore con te, Signore, medico della nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ti indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci affidiamo alla protezione della Madonna. Grazie, ci fai la preghiera. Preghiera nel tempo della fragilità. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza. Da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, perché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e a tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana. Allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tuo Padre sei l'autore della vita. E con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vive e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, salute gli infermi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, esaudisci le nostre umili preghiere per la grazia del tuo Spirito. Fa che questa casa diventi un luogo di benedizione e di carità autentica. Qui i medici esercitino con sapienza la loro difficile arte. Qui il personale sanitario presti con sollecitudine il proprio servizio. Qui vengano i fratelli a visitare il Cristo che soffre nelle sue membra, possano gli infermi recuperare prontamente la salute e renderti fervide grazie dei benefici ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedico prima voi e poi passiamo a benedire la casa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e vi rimanga sempre. Amen. Amen.